Salve a tutti, oggi vi parlerò di questo magnifico phablet finanziato da Lenovo ed equipaggiato di CyanogenMod OS. Molti staranno pensando che si tratta del solito cinafonino, ma vi rassicuro e vi dico sin da subito che non è affatto così. Si tratta invece di un prodotto paragonabile agli altri top di gamma attualmente presenti in commercio. La qualità e l'attenzione di questo marchio appaiono evidenti già a partire dalla confezione, davvero bella e curata nei minimi dettagli. Non è infatti realizzata con il solito cartone, ma in materiale rigido, penso si tratti di un qualche derivato del legno. Sulla parte superiore troviamo il logo ZUK a caratteri cubitali di colore argento, colorazione che ben si sposa con il resto della colorazione bianca della scatola. Nella parte bassa invece troviamo il piccolo marchio Lenovo, ossia il marchio che sta dietro questo innovativo progetto denominato ZUK. L'apertura della scatola è a libro, vediamo, e al suo interno troviamo il nostro dispositivo elegantemente alloggiato. Mettiamolo per un momento da parte ed esaminiamo il resto del contenuto della scatola. Usando questa linguetta possiamo accedere al vano inferiore, in cui sono presenti la spilletta per rimuovere il carrellino della SIM, l'alimentatore, eccolo qui, di forma squadrata, che risulta avere un output di 5 volt e 2 ampere. La porta USB è collocata nella parte superiore. Poi troviamo il cavetto, eccolo qui, del tipo anti-attorcigliamento, cavetto di tipo C, eccolo. Poi troviamo tutta la documentazione con una guida rapida per poter usare sin da subito il nostro telefono. Come potete notare, nulla è lasciato al caso ed ogni dettaglio è sapientemente studiato. Guardate un po' le finiture della scatola, vedete? Non ho visto così tanta attenzione nemmeno in marchi ben più blasonati. Credetemi. Passiamo ora al telefono. In quanto a dimensioni non passa di certo inosservato, con i suoi 155 mm di lunghezza, 77 mm di larghezza e ben 9 mm di spessore. Anche il peso non è di certo contenuto. Ho potuto verificare che siamo sui 180 grammi. Nonostante tutto, però, posso assicurarvi che il peso è ben distribuito nel terminale e questo ci permetterà di non affaticare il polso durante l'utilizzo. La cornice è in metallo con profili curvi. Ecco qui. Il retro invece è realizzato in policarbonato liscio di colore bianco. Ne esistono anche altri in altre colorazioni. In alto troviamo il jack per le cuffie da 3,5. In basso porta USB di tipo C. Microfono principale. È il potente speaker. Sul lato, pulsante d'accensione, eccoli qui, bilanciere per il volume. A sinistra troviamo il forellino per poter estrarre il carrello. Questo infatti è uno smartphone dual SIM e supporta due SIM di tipo nano, entrambe supportate fino a 4G ed LTE. Voglio precisare che manca però la banda 20 dell'LTE
che viene generalmente usata dalla Wind, e quindi fuori città potremmo avere qualche problema ad agganciare il 4G con questa compagnia telefonica. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel con un focus di 2.2. Abbiamo un doppio flash LED a singola tonalità e anche questo buchino che è il microfono per la rimozione dei rumori durante la registrazione del nostro video. Sul lato frontale abbiamo fotocamera anteriore da ben 8 megapixel, caratteristica questa davvero interessante. Capsula audio, qui poi abbiamo sensore di prossimità e luminosità e qui, non so se riuscite a vederlo, il LED di notifica multicolore. In basso, unico tasto fisico che funge anche da lettore di impronte digitali. Accendiamo quindi il nostro smartphone. Ne approfitto per dirvi qualcosa sulle caratteristiche tecniche. Su questo Zook abbiamo un processore Snapdragon 801 quad-core con una frequenza massima di 2,5 GHz. È dotato inoltre di una GPU Adreno 330, da segnalare ben 3 GB di RAM di tipo LPDDR e una memoria interna di 64 GB non ulteriormente espandibile, anche se penso che non ne avrete bisogno, 64 GB sono davvero tanti. Per quanto riguarda la connettività abbiamo Wi-Fi 802.11 ABGNAC Dual Band, anche presente il supporto Wi-Fi Tethering e Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 del tipo a bassa energia, manca però l'NFC. Questa tecnologia in Italia non ha avuto grande seguito, pertanto non ne sentirete la mancanza. Per quanto riguarda GPS, questo terminale è dotato di AGPS con GLONASS, che è piuttosto veloce e preciso. Durante le mie prove non ho mai perso il segnale e sono rimasto davvero sbalordito dalla precisione di questa tecnologia. Display da 5,5 pollici, risoluzione Full HD 1920x1080, display realizzato con tecnologia IPS LTPS. Questa tecnologia non è recentissima, nonostante questo però questo smartphone riesce a dire la sua rispetto a marchi ben più blasonati con display di ultima generazione. Il display è abbastanza luminoso, come potete vedere. Luminosità è impostata al massimo. Colori un po' spenti, ma il lato software ci mette a disposizione diverse impostazioni per una regolazione ottimale. Vediamo un po'. Display. Vedete? Possibilità di ottimizzare il display in base alle ore del giorno e quindi variare la temperatura di notte. Colori cambiano leggermente, non so se riuscite a notare. Davvero tutto molto bello. Notate come da ogni angolazione l'immagine si vede perfettamente. Passiamo ora al lato software. Come già detto, questo terminale presenta CyanogenMod OS con versione Android 5.11. Per verificare andiamo nelle informazioni riguardo al telefono. Ecco qui, versione CyanogenMod OS 12.1 e versione Android 5.1.1. Il lecca lecca tipico di CyanogenMod Mode. Abbiamo quindi un'interfaccia grafica tipica di Android stock con alcune personalizzazioni, come ad esempio la possibilità di poter scorrere tra le applicazioni in ordine alfabetico. Se comunque queste impostazioni non sono di vostro gradimento, potete comunque cambiarle. Per farlo basta effettuare una pressione prolungata sullo schermo ed accedere a questo sottomenu
tramite il quale possiamo personalizzare il telefono in base alle nostre esigenze. Possiamo inoltre variare i temi. Ecco qui. Possiamo variare i temi tra questo tipico di Zook, oppure quello tipico di Android Stock, oppure scaricarne degli altri. Dalle impostazioni potremo anche decidere se attivare o disattivare il dispositivo con il doppio tocco. Potremo cambiare i DPI, caratteristica questa molto interessante, personalizzare il LED di notifica, configurare i vari pulsanti, modificare la barra di stato, gestire la SIM e tanto altro ancora. Passiamo ora al comparto fotografico. Possiamo scorrere tra le diverse modalità effettuando uno swipe sullo schermo e quindi possiamo scegliere tra azione, HDR, automatica, treppiede, notte. Azionando qui l'ingranaggio possiamo decidere dimensioni e qualità delle foto, attivare il rilevamento dei volti, modificare ISO ed esposizione automatica. Per quanto riguarda i video, regolare la dimensione, realizzare video in slow motion o timelapse. E inoltre ho apprezzato molto la possibilità di utilizzare il tasto di accensione e il bilanciere del volume per poter scattare foto oppure per controllare lo zoom. Facciamo ora qualche prova. Prendiamo il mio solito amico. Come potete vedere, qualità più che accettabile, anche se con le prove da me fatte ho riscontrato diversi problemi con le foto notturne. Ho apprezzato inoltre anche l'applicazione della galleria che offre diverse possibilità di archiviazione dei nostri dati. Per quanto riguarda i video, ho usato il terminale per leggere video di vari formati e in nessun caso ho riscontrato problemi. Audio accettabile con bassi potenti anche se il suono è piuttosto ovattato. Do poca importanza a questo aspetto perché ormai si tende ad usare il telefono soprattutto in combinazione a casse o cuffie wifi. La batteria è senza dubbio il punto di forza di questo Zook. Grazie ad una capienza di 4100 mAh l'autonomia è davvero elevata. Con un utilizzo intenso ho raggiunto senza problema quasi 7 ore di display attivo. Unico neo è il tempo di ricarica. Ho impiegato ben 2 ore e mezza per poter caricare questo Zook. Per quanto riguarda il browser di navigazione, questo Zook si comporta davvero bene, sia con siti leggeri che con siti più pesanti. Qualche piccolo rallentamento soltanto con immagini di grosse dimensioni, però questo non va ad compromettere la fluidità di navigazione. Per quanto riguarda invece anche il gaming, ho installato vari giochi, tra cui Real Racing 3, che non è di certo un gioco leggerissimo, e anche in quel caso ho massima fluidità. Per concludere, posso dire di essere pienamente soddisfatto di questo prodotto. Nonostante l'hardware non sia di certo di ultima generazione, non si pone troppi problemi a sfidare i top di gamma. Lo consiglio vivamente, soprattutto in relazione al prezzo davvero accettabile. Grazie.